Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere un po' di novità, in realtà non sono tantissime, però alcune novità che ho aggiunto qui a casa, qualche piccola modifica che ho fatto. Inoltre, non so se già ci avete fatto caso, ma la qualità dei video dovrebbe essere migliorata perché ho preso qualche giorno fa su Amazon una nuova macchina fotografica. E la qualità appunto dovrebbe essere più alta, quindi spero notiate la differenza perché ci tengo molto. Detto questo, spero anche di essere a fuoco, di non aver sbagliato nessuna impostazione perché è la prima volta che la sto utilizzando, quindi speriamo di non fare nessun macello. È molto più pesante rispetto a quella che utilizzavo prima perché ha la possibilità di cambiare l'obiettivo e di conseguenza magari il video potrà risultare un po' traballino perché pesa decisamente di più la macchina fotografica. Comunque, a parte questo, fatemi subito sapere qui sotto nei commenti se vedete una differenza di qualità oppure no. L'unica cosa che io ho notato è che rispetto all'altra macchina fotografica, questa è leggermente meno luminosa. Guardo ogni tanto in alto perché ho lo schermo per potermi vedere e per vedere se sono a fuoco. Detto questo, come vi dicevo prima, voglio farvi vedere alcune cosine che ho comprato per la casa che ho aggiunto. Ovviamente qui e partiamo proprio dalla cucina che è qui alle mie spalle. In realtà ho aggiunto semplicemente due cosine, però mi piacciono molto, quindi ve le faccio vedere. La prima cosa che voglio farvi vedere è questo dispenser, questo portasapone che ho trovato da Happy Casa. In realtà non c'ero mai stata, nonostante il negozio non sia molto distante da casa mia. Eppure no, non sapevo della sua esistenza. L'ho trovato per caso passando in macchina, quindi sono entrata a fare un giro. Tra le tante cose che c'erano, ho preso appunto questo portasapone. Mi è piaciuto perché è tutto bianco con il coperchio in legno che si abbina perfettamente con ad esempio i vassoi che utilizzo sotto le macchine del caffè, perché anche in questo caso tanti di voi si sono accorte, abbiamo due macchine del caffè. Questa è la New Entry, ormai ce l'abbiamo già da qualche mese, però forse qui su YouTube ancora non ve l'ho fatta vedere. Vi lascio il link della macchina del caffè qui sotto nell'info box. Questa l'abbiamo presa su Amazon ed è di Bialetti. L'abbiamo scelta bianca, stranamente, però c'è anche di altri colori. E questa la utilizziamo soltanto per fare il classico caffè, mentre questa qui è la classica dolce gusto che abbiamo preso quando siamo venuti ad abitare qui. Questa invece la utilizziamo soltanto per fare le bevande un po' più gustose, come ad esempio il nocciolino, il cappuccino, il Nesquik, il tè caldo, mentre per il caffè utilizziamo quella di Bialetti. Per questo motivo ne abbiamo due, perché molti di voi si sono accorte e ovviamente si sono fatte la domanda sul motivo per cui noi avessimo due macchine del caffè. Questo è il motivo, molto molto semplice. Comunque, tornando a noi, questa appunto è l'unica cosa che ho preso da Happy Casa e mi piace davvero molto. In realtà l'ho trovato nella sezione bagno, tant'è che c'era anche il portaspazzolini per il bagno, però non trovo che ci stia bene con il mio tipo di bagno, per i colori che ha, più che altro il legno stona un po', perché ho tutto sui toni del bianco e del grigio. Quindi ho preso solo questo e l'ho messo qui sulla cucina perché, ripeto, trovo stia molto bene con gli altri accessori, diciamo, che ci sono sulla cucina, come ad esempio anche questi contenitori di Maison du Monde dove teniamo le cialde, il portarotolo, il tagliere, insomma, ci sono tanti elementi in legno e quindi trovo che ci stia molto bene. E l'altra novità invece è il tappeto che ho messo sotto il lavandino. Era da un po' di tempo che stavo cercando un tappeto da mettere qui, perché ogni volta che mettevo i piatti, le pentole, insomma, le posate, il lavastoviglie si bagnava sempre il pavimento. Quindi stavo cercando un tappeto da mettere finché ho trovato questo. Tra l'altro l'ho trovato super in sconto ai magazzini delle firme, non so se questo negozio si può trovare in tutta Italia, ma credo di no. C'è anche Mova qui che sta annusando un po'. E mi piace molto, a parte perché per la fantasia che ha la stellina bianca su base grigia, mi piace tanto, sono proprio i colori della nostra casa. Però la cosa bella è che si può girare e cambiano i colori. Vi faccio vedere, tra l'altro, sicuramente me lo chiederete, questo tappeto è di
Pappelina è un brand che in realtà non ho mai sentito nominare, però ha diversi tappeti plastificati, perché non sono classici tappeti ma sono sì tipo plastificati, e sono anche molto veloci e comodi da lavare, e trovo che siano perfetti da mettere proprio in cucina oppure in lavanderia. Comunque questo è l'altro lato, tutto bianco con la stellina grigia, e guardate quanto è bello. L'unica cosa che è un po' piccolo rispetto alla grandezza del nostro lavandino, però l'ho trovato solo di questa misura, quindi per quello che l'ho pagato l'ho preso così. Tra l'altro dovete sapere che l'ho pagato davvero pochissimo, perché il prezzo iniziale era tipo di 60 euro, non avrei mai speso 60 euro per un tappeto del genere, era scontato del 50% e poi in cassa facevano un ulteriore 20 più 20, una cosa del genere. Ora non ricordo con esattezza, però sta di fatto che alla fine l'ho pagato 6 euro, quindi cioè sono stata contentissima di aver fatto questo super affare. C'erano anche altre fantasie, infatti voglio tornarci sempre che non siano finite. Poi un'altra modifica che abbiamo fatto in casa è stato finalmente acquistare una scarpiera da tenere qui sulle scale che vanno poi in garage, perché abbiamo preso la brutta abitudine in questi ultimi mesi di mettere le scarpe sui gradini delle scale, appunto quelle che vanno in garage. In realtà non si vedevano in casa, perché poi noi chiudevamo la porta e non si vedeva nulla, però era proprio brutto, mi dava fastidio vedere 5-6 paia di scarpe su ogni gradino delle scale. Quindi ho preso su Westwing una scarpiera, e l'altro giorno è venuto qui mio papà e me l'ha fissata al muro. Adesso vi faccio vedere, trovo che ci stia molto bene e mi piace tanto l'angolino che si è creato. Questa è la porta che va in garage e vi faccio vedere la scarpiera come ci sta bene e com'è. Eccola qui, accendo anche la luce così magari riuscite a vedere un attimo meglio, ed è fatta in questo modo. Al momento ci sono tutte le scarpe di Step, che non so se vi ricordate, ma nella mia cabina armadio avevo creato una piccola nicchiettina per mettere le scarpe. Dal mio lato questa cosa c'è, mentre invece dal lato di Step no, quindi io sono riuscita comunque farci stare quelle 4 paia di scarpe che utilizzo praticamente tutti i giorni, mentre le sue le abbiamo messe qui. Sto pensando anche di acquistarne un'altra uguale, però al momento questa offerta su Westwing non c'è più, quindi non riesco a recuperarla. Magari nei prossimi mesi la ripropongono, quindi potrei pensare di acquistarne un'altra, perché comunque come vedete c'è ancora lo spazio per aggiungerne un'altra, e la cosa che mi piace tantissimo è che è poco profonda. Sarà circa una ventina di centimetri, 20-25, non di più. Infatti il passaggio, aspettate che scendo senza ammazzarmi dalle scale, ok, il passaggio è molto molto comodo, praticamente occupa davvero pochissimo spazio e ce ne starebbe tranquillamente un'altra qui attaccata. L'abbiamo fatta sospesa perché c'è il battiscopa, e quindi l'abbiamo appesa, diciamo così, fissata al muro, e mi piace tantissimo questa soluzione. Vi faccio vedere anche dentro com'è, ci sono appunto tutte le scarpe di Ste, come vi dicevo. La scarpiera si apre in questo modo, quindi apri un cassetto, ma in realtà si aprono tutti e tre, e ci stanno 6 paia di scarpe, o magari qualcosina in più, considerando che lui ha il piede molto grande. Magari però in estate, se si mettono le ciabattine, potrebbero starci anche qualche scarpa in più. Comunque devo dire che questa soluzione mi piace davvero tanto. Io comunque spero sia tutto a fuoco, perché è la prima volta che la sto utilizzando, quindi non vorrei sbagliare qualcosa. Comunque dicevo, mi piace molto proprio perché va a contenere diverse paia di scarpe, e sicuramente il tutto è molto più ordinato, perché prima erano tipo tutte così infilate sulle scale, stanno davvero malissimo. Super super contenta di aver adottato questa soluzione e di aver preso questa scarpiera. L'abbiamo scelta bianca, ma in realtà c'era soltanto bianca. E poi per dare un po' di colore ho messo questo vasettino grigio e la piantina di Ikea, trovo che ci stia davvero molto bene. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace.
E adesso vi faccio vedere l'ultima modifica che abbiamo fatto, che si trova sullo studio. A parte che non vi ho mai fatto vedere alla fine come sono andata a organizzare il soppalco più piccolo, quindi mettete un pollice in su se volete vedere il video dedicato allo studio, come l'abbiamo organizzato. Comunque abbiamo messo una tenda sulla finestra, adesso vi faccio vedere e vi spiego anche perché. Vi faccio vedere, allora, abbiamo messo, o meglio mio papà ha messo, io sono andata a comprarla e lui l'ha fissata con il mio aiuto, una tenda a rullo. Queste tende, ragazze, le prendo da Leroy Merlin. Adesso salgo così vi faccio vedere bene. Eccola qui, è bianca, filtrante, come le tende che ho anche in bagno, in cabina armadio, nel mio studio e in camera da letto. È molto comoda perché qui c'è la catenella, quindi posso tirare sulla tenda senza nessun problema. E perché abbiamo fatto questa scelta di mettere la tenda qui? Perché la sera, quando sono al computer con la luce accesa, da fuori si vede, proprio perché questa finestra è proprio alla stessa altezza della scrivania. Quindi abbiamo adottato questa soluzione andando a mettere questa tenda, che devo dire mi piace tantissimo come ci sta. Mi metto anche sul soppalco così riuscite a vedere un attimo meglio come ci sta. L'abbiamo semplicemente fissata al muro. Se vi piacciono altri colori, c'è anche in grigio. Sono molto comode, non costano tanto e il risultato finale a me personalmente piace molto. Per tutte le tende sapete che ho scelto il modello a rullo. E mi piace molto anche perché le tende comunque fanno un sacco di arredamento. Ora vi chiederete perché è stata messa qui ma non è stata messa nella finestra accanto. Ve lo spiego subito. Mi sono messa qui davanti alla finestra perché c'è una bella luce. Comunque non l'abbiamo messa non perché io non voglia metterla, anzi è in programma, però è un po' complicato arrivarci perché, come notate, qui le scale giustamente sono molto più basse e non si riesce ad andare a bucare con il trapano il muro, perché l'altezza di questa finestra è la stessa dell'altra, ma ovviamente là le scale erano più alte, quindi si riusciva a trapanare senza nessun problema, ma qui essendo più bassi è praticamente quasi impossibile, servirebbe un ponticello per poterla fissare, quindi vediamo se riesco a trovare una soluzione nei prossimi mesi, comunque senza fretta, vediamo un attimo come poter risolvere questa cosa, anche perché non ce le fissa nessuno, cioè le mette mio papà e noi non abbiamo ora non so neanche come si chiamino, un'impalcatura, quelle che utilizzano i muratori, i pittori, insomma non li abbiamo, quindi dobbiamo un attimo cercare di capire come raggiungere la finestra per poter trapanare, quindi fissare la tenda anche qui. Questo è l'unico motivo per cui al momento qui non c'è la tenda, ma nell'altra sì. Esteticamente non sta benissimo avere una tenda sì e l'altra no, però d'altronde non possiamo ammazzarci per mettere una tenda, quindi vediamo un attimo come risolvere questa cosa. E niente ragazze, questo è tutto. Come vi dicevo all'inizio del video, sono state delle modifiche, delle aggiunte molto molto piccole, niente di impegnativo, però ci tenevo a farvele vedere e dopo tantissimi video super lunghi direi che è arrivato anche il momento di mettere un video un attimo più corto, anche se so che in realtà anche quelli molto lunghi li guardate volentieri, però ogni tanto mi piace anche caricare un video un pochettino più breve. Detto questo, voglio sapere da voi qui sotto nei commenti quali video vorreste vedere nelle prossime settimane. Ho in mente un po' di video, come ad esempio riorganizzare e sistemare definitivamente lo studio, anche perché sto leggendo il libro di Marie Kondo, Il potere del riordino, e già dal primo capitolo, già dalla fine del primo capitolo, mi ha fatto venire voglia di andare nel mio studio, perché è quello più disordinato, e fare una bella ripulita e scartare tante cose. Ciao Gioia, vieni qui a farti vedere, vieni, vieni, scappa. Comunque, dicevo, mi ha fatto venire un sacco voglia di andare a riordinare lo studio, che in queste ultime settimane, in quest'ultimo mese è diventato un casino, quindi questo video è assolutamente da fare. Poi vorrei fare anche un video dove riorganizzo, ripulisco per bene il bagno, farlo in compagnia insieme a voi che so che vi piacciono. Un altro video che mi piacerebbe fare è farvi vedere appunto lo studio qui sopra, però se avete altre idee di video da
che vorreste vedere, insomma, qui sotto nei commenti fatemi sapere, datemi qualche idea. Vi faccio vedere anche una secondino moca quanto è cresciuta, perché in realtà ormai ce l'abbiamo da circa 10 giorni, sì, però finalmente è arrivata al chilo, ha superato il chilo e è cresciuta un po', quindi ve la faccio vedere. Ed eccola qui la patatina, la pupetta. Non so se riuscite a percepirlo, ma è cresciuta un pochettino, non che sia una gigante adesso, però è cresciuta un attimo. E ultimamente in questi giorni si è data la pazza gioia con Gioia, cioè giocano tantissimo. Tra l'altro anche Gioia è qui, vediamo se riesco a prendere, non so se la vedete, perché vuole giocare con lei. Vieni! Scappa sempre. Ed eccola qui, sono riuscita a recuperarla. Lei è... quando la prendo in braccio adesso mi sembra che pesi molto di più, mi sembra di sentirla molto pesante, anche se in realtà pesa soltanto 3,5 kg se non ricordo male, però guardate la differenza di grandezza. Oddio, scusami, ho tutti i capelli in faccia. E dopo avervi fatto vedere Gioia e Mocha, direi di chiudere qui questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi sono piaciute le aggiunte, le piccole modifiche che ho fatto, cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione, alla prossima, ciao!